Il giornalista è colui che deve riuscire a analizzare la realtà nella maniera più limpida possibile, obiettiva, quello che si cerca l'obiettività, anche se non esiste. È proprio in questa ricerca di analisi critica della realtà, quindi anche riproposizione al lettore di questa analisi, che sta il bello del lavoro del giornalista. La descrive così Matteo, uno studente del liceo classico di Caltanissetta, la professione del giornalista, di colui che descrive la realtà a tutti i costi. Momenti di confronto e dibattito, quelli che hanno visto coinvolti gli studenti degli istituti superiori della città, ospiti di eccezione, in occasione dell'assemblea regionale dell'Ordine dei giornalisti, che dopo 20 anni e per la prima volta a Caltanissetta ha chiamato a raccolta al Centro Culturale Polivalente Michele Abate pubblicisti e professionisti siciliani, insieme per l'incontro formativo sul testo unico dei doveri del giornalista, accompagnata dall'approvazione del bilancio consuntivo del 2015 e di quello preventivo del 2016, così come della premiazione dei professionisti iscritti all'albo da 50 anni e 35 anni e pubblicisti con 35 anni di iscrizione. Ma probabilmente il consiglio unico da dare sarebbe quello di scegliere un altro mestiere, visti i tempi, però siccome mi rendo conto che i sogni dei giovani è difficile che possano essere frenati da noi vecchi, certamente possiamo dire che bisogna avere molta applicazione, molta capacità di studio e molta disponibilità ad anni e anni di precariato che una volta si limitavano a una decina d'anni, ora sono andati molto di più. Ai giovani che si avvicinano a questa professione, per fare questo mestiere ci vuole molta pazienza, molti sacrifici e soprattutto non sperare nella parte iniziale di questa professione che si possono arrivare a lauti guadagni. Questa propensione al giornalismo non deve essere sfruttamento da parte degli editori, spesso e tantissime volte ne approfittano di questa situazione, di questa passione che gli aspiranti giornalisti hanno per far fare delle cose che andrebbero retribuite secondo le leggi e secondo il contratto.